Partirei diciamo, da un problema che è stato sollevato da diversi pazienti, che è quello della gravidanza e che può coinvolgere diversi relatori, nel senso che per quanto riguarda pazienti con trombocitemia essenziale triplo negativa, ragazze giovani e gravidanza, interferone sì e no per valori di piastrine, quindi diretta a Binotto, ma anche diretta a Carli, che rischi ci sono per una donna con policitemia vera durante la gravidanza, e ce n'è un'altra donna di 38 anni, sempre policitemia nel 2018, quarto mese di gravidanza, quindi le prime domande, il rischio se una vuole avere la gravidanza. L'ultima domanda è una gravidanza già in atto. Il mio ematologo mi ha sempre detto che non ci sono particolari problemi a affrontare una gravidanza, così come il mio ginecologo. Quali suggerimenti potreste ulteriormente darmi? Prego, dottor Binotto e dottor Carli. Sì, allora la gravidanza è sicuramente nella trombocitemia essenziale uno dei più discussi, diciamo, argomenti, proprio perché, come ho detto prima, parliamo di soggetti giovani e la trombocitemia essenziale nel 20% dei casi coinvolge soggetti giovani, spesso di sesso femminile, per cui diciamo che l'argomento gravidanza è spesso affrontato, ecco, nell'ambito delle discussioni in ambulatorio. Beh, la raccomandazione ovviamente nella gravidanza in una forma di in contemporanea con una malattia mieloproliferativa che aumenta di per sé il rischio di eventi trombotici anche in corso della gravidanza. La gravidanza di per sé, il rischio trombotico legato alla malattia proliferativa, richiede quindi che ci sia un team dedicato sostanzialmente, una collaborazione tra ginecologo ed ematologo. Quindi, a mio parere, il consiglio è sempre quello di cercare, tra virgolette, di programmare una gravidanza, nel senso che se una paziente è in terapia con farmaci che possono in qualche modo rappresentare un rischio anche dal punto di vista, si dice, teratogenico, cercare quindi di sospendere per tempo questi farmaci, prepararci con tutte le dovute precauzioni. La raccomandazione in corso di gravidanza è quella di mantenere sempre l'aspirina. Ci sono dei dati che dicono che l'utilizzo dell'aspirina riduce il tasso di eventi di aborti spontanei, per cui l'aspirina sicuramente va utilizzata. Va stratificato il rischio. Ci sono alcuni parametri che definiscono una gravidanza a maggiore o minore rischio appunto di complicanze. E questi fattori di rischio sono la storia trombotica pregressa, il fatto di avere una conta di piastrine superiore a un certo livello, superiore a 1 milione, oppure anche la storia legata appunto a complicanze gravidiche precedenti, da gravidanze precedenti. In presenza di questi fattori di rischio, l'approccio tende ad essere un po' più, tra virgolette, aggressivo, nel senso che oltre all'aspirina si cerca di utilizzare anche l'eparina a basso peso molecolare e in alcune situazioni ovviamente anche l'interferone. In merito alla domanda se una tripla negativa con piastrine superiore o migliore vada assolutamente fatto l'interferone, le raccomandazioni, diciamo, le linee guida inglesi e anche del Leukemia Net dicono di considerare l'utilizzo dell'interferone proprio perché di fronte a questo valore elevato di piastrine non ci sono solo problemi di natura trombotica, ma anche rischi di natura emorragica, quindi va sicuramente considerato. L'altra cosa per quanto riguarda la tripla negatività, al momento, guardando un po' la letteratura, non sembrano esserci dati sufficienti per dire che ci siano differenze, diciamo, di outcome, diciamo, di esito di gravidanza in relazione allo stato mutazionale. C'è una metanalisi recente, però dice anche questa metanalisi, dice che i dati non sono ancora così consolidati da poter stratificare sulla base della mutazione, diciamo, il rischio della gravidanza. Giuseppe? Sì, anche per la policitemia vera valgono un pochettino gli stessi concetti, ossia la policitemia vera non è assolutamente un motivo per cui non si possa programmare anche una gravidanza, insomma avere anche una gravidanza se se l'è già avuta in passato. La cosa positiva è che a volte quello che si osserva nelle gravidanze sia nella policitemia vera che nella trombocitemia essenziale è che c'è un calo anche spontaneo delle conte, quindi sia un calo dell'ematocrito e anche delle piastrine, probabilmente legato a una
una rimodulazione anche dei liquidi, insomma, quindi questo è già un aspetto positivo e tranquillizzante per le pazienti. Sicuramente i periodi più delicati sono sicuramente il primo trimestre per l'aumentato rischio di abortività e l'ultima fase, quella attorno al parto, soprattutto per quanto riguarda invece il rischio trombotico. Anche nella policitemia vera noi diamo l'indicazione assolutamente a continuare con l'aspirinetta. A volte in casi di poliabortività può essere anche introdotta l'eparina a basso peso molecolare, mentre nell'ultima fase, quella attorno al parto, normalmente consigliamo l'eparina a basso peso, che poi noi manteniamo per circa un mese dopo il parto, perché comunque ci può essere un aumento del rischio trombotico, soprattutto di eventi trombotici venosi anche dopo il parto. Con queste attenzioni si può ridurre in maniera molto significativa il rischio e condurre delle gravidanze assolutamente, assolutamente tranquille. Farmaci come l'oncocarbide sono assolutamente invece, non si possono utilizzare in gravidanza, e anche persone che stanno facendo l'oncocarbide, che vogliono programmare una gravidanza, che se non è frequentissimo, perché normalmente l'oncocarbide viene utilizzato in persone anziane, però eventualmente se devono programmare una gravidanza si consiglia di sospendere la terapia, se è possibile, almeno sei mesi prima. Anche noi consigliamo normalmente di seguire in team queste gravidanze, sono comunque gravidanze che devono essere attenzionate con più profondità, e quindi normalmente, no, che noi ci interfacciamo con i colleghi ginecologi per una gestione serena e regolare delle gravidanze. Perfetto, grazie. È appena arrivata anche un'altra domanda, sempre in tema di gravidanza. Sto cercando di, da una parte ho la tabella con le domande, dall'altra vedo la chat, per cui è uno strabismo divergente che però mi consente di vedere un po' in tempo reale tutto. Donna di 39 anni con mielofibrosi, dolori allucinanti e debolezza terribile. Sono in attesa di trapianto. Un domani potrò avere dei figli o devo rassegnarmi? Sì, è una domanda difficile, perché l'età media dei pazienti con la mielofibrosi è decisamente più alta, per cui la mielofibrosi a un'età così giovane non è una situazione frequente. È chiaro che se i clinici che seguono questa signora hanno optato per il trapianto, hanno valutato che questa sia, anche in ragione della giovane età, la strategia migliore. Quindi la domanda non è tanto la mielofibrosi, ma appunto che cosa accade dopo un trapianto allogenico, indipendentemente dalla patologia per cui la si fa. In molti casi non tanto il trapianto in sé, ma la terapia che porta al trapianto, il condizionamento, si associa a elevata probabilità di infertilità, quindi non è impossibile condurre una gravidanza dopo un trapianto, ma è difficile. Questo dipende però largamente da che tipo di condizionamento viene utilizzato e naturalmente anche da che cosa poi il paziente fa dopo il trapianto. Alcuni sospendono completamente la terapia farmacologica, altri hanno necessità di continuare dei farmaci per molti anni che sono incompatibili con la gravidanza. Quindi la domanda nello specifico va posta ovviamente ai medici che seguono questa signora. Chiaramente si tratta comunque di una situazione molto difficile.